Allo stadio Tombolato il Cittadella, reduce dalla sconfitta nel derby veneto contro il Venezia, riceve lo Spezia senza vittorie dallo scorso 23 febbraio. Speculare il modulo delle due squadre, Venturato per i padroni di casa e Gallo per i Liguri, scelgono il 4-3-1-2. L'arbitro è Marini di Roma. Dello Spezia al 14° su calcio d'angolo battuto da Quande, la prima occasione con Pessina che impegna Alfonso in un super intervento, reattivo il portiere del Cittadella. I granate escono alla distanza, al 24° Strizzolo prova ad accelerare ma la sua conclusione viene bloccata da Manfredini. Nuova opportunità al 34°, punizione di Benedetti, palla fuori bersaglio. 5 minuti dopo il vantaggio dello Spezia, lo segna Gilardino di testa su azione dalla bandierina, di nuca il tocco dell'attaccante già campione del mondo al suo terzo gol stagionale, ancora una volta difesa dei veneti in difficoltà su calcio piazzato. Al 43° il pareggio del Cittadella con un'azione veloce sulla destra. Il cross di Settembrini viene deviato da Lopez ed Arrighini al volo realizza l'1-1. Coordinazione colpo vincente di Andrea Arrighini al suo 5° gol in campionato. Si va all'intervallo. Con il montaggio di Matteo Corti andiamo alla ripresa. Comincia bene lo Spezia, pericoloso al terzo con Ammarì di poco alto. Al 5° Cittadella vicino al gol con una botta al volo da fuori di Schenetti, Manfredini respinge, poi sullo sviluppo dell'azione Strizzolo calcia fuori misura. 17° Spezia in vantaggio, lancio in profondità di Marilungo e Gilardino colpisce al volo battendo il portiere Alfonso, spettacolare rete di Alberto Gilardino con grande classe, 2-1 per i Liguri e 4° gol per lui. Veemente la reazione del Cittadella, al 19° ci prova Strizzolo di testa, Manfredini mette in calcio d'angolo. 8 minuti più tardi, ottima combinazione dei granata, Benedetti per Schenetti, palla per Quamè da poco entrato che sbaglia di poco la mira. Nel finale due pali colpiti dai padroni di casa, il primo al 39° con Iori, poi sulla ribattuta Manfredini si supera sul tap-in di Settembrini, deviando la sfera in corner. Il secondo palo al 5° minuto di recupero con Chieretti in diagonale. Al Tombolato quindi lo Spezia batte il Cittadella per 2-1. Liguri concreti e lucidi, granata sfortunati ma non attenti in difesa nei calci piazzati. Migliore in campo Alberto Gilardino, una doppietta che vale 3 punti.